Vela significa mare, vento, colori, orizzonte, libertà, ma vuol dire anche esplorare, scoprire, superare i propri limiti, sognare. La vela è definita da molti come la più bella avventura della vita. Su una barca a vela, infatti, si ha un altro punto di vista. E una delle cose bellissime che insegna lo sport della vela è quello di entrare in contatto col tutto. Il tutto molto spesso è invisibile, no? Per cui se il velista ha questa opportunità di sviluppare una sensibilità e si avvicina grazie a questo, a questa visione del tutto che non sempre è visibile, come dicevo, ma che esiste. C'è tutta una dimensione oltre il visibile che ci circonda, e avere l'opportunità di farne parte, ecco, i velisti hanno questa opportunità di essere un po' più vicini a questo tutto. E credo che in un momento come questo che stiamo vivendo, cioè nel mondo di oggi ormai ti insegna veramente tanto nella vita proprio, a prendere la vita, perché ormai, voglio dire, viviamo molto in un'incertezza, no? Per cui essere capace appunto di leggere il momento e guardare un attimino più in là e appunto gestire questa cosa invisibile, come tu dicevi, ti dà molto in questo momento storico che stiamo vivendo. Enrico, quali sono le condizioni atmosferiche migliori o il mare preferito per gareggiare? Non ci sono condizioni più belle, no? Cioè, quello che impari facendo, secondo me, qualsiasi sport, che tu, la maggior parte degli sport che hanno a che fare con la natura, per cui che tu sia uno sciatore, che tu sia un velista, che tu sia un arrampicatore, che tu sia, nel momento in cui hai a che fare con la natura, capisci due cose: uno, che sei totalmente insignificante rispetto al tutto, e di conseguenza l'unica opportunità che hai è quella di adattarti e di accettare tutto quello che viene. Secondo, impari che non ci sono belle condizioni o brutte condizioni, ma sono tutte belle. È solo questione di imparare in qualche maniera, uno, ad apprezzarle, e due, nel caso in cui tu stia facendo una competizione, di usarle al meglio.